Sono preoccupanti e con numeri in aumento i dati sulla dispersione scolastica in Italia. Nel 2021 il 23% dei giovani della fascia d'età tra i 18 e i 24 anni ha lasciato la scuola prima di effettuare l'esame di Stato oppure l'ha terminata senza acquisire competenze di base minime. Per far fronte a quella che può essere considerata come una vera emergenza, che peraltro interessa anche altri paesi europei, la Soprintendenza agli Studi della Valle d'Aosta e GIP FIPAM dell'Académie de Nice hanno progettato un sistema di azioni di prevenzione dell'abbandono degli studi a partire dalle esperienze consolidate nei territori e sperimentandone di nuove. Nasce da questa esigenza il progetto PRIMO, acronimo che sta per perseveranza, riuscita, inclusione e motivazione, realizzato con i fondi dell'Unione Europea e che si è sviluppato dal 2018 al 2022 coinvolgendo istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta e della Costa Azzurra. L'intervento del progetto PRIMO si è sviluppato lungo tre linee d'azione: l'individuazione e l'accompagnamento degli studenti a rischio di esclusione, la ricerca di alleanze educative tra sistemi, scuola-impresa, scuola-terzo settore, e la progettazione e realizzazione di percorsi per la perseveranza e la riuscita scolastica, basati sull'orientamento e la formazione. PRIMO ha perseguito un approccio multidimensionale reso possibile dalla partnership multisettoriale che ha raccolto istituzioni ed enti nel settore istruzione, formazione e politiche sociali, oltre alla cooperazione transfrontaliera, attraverso scambi di prassi e formazione congiunta di insegnanti e formatori. Sta in questo l'innovazione introdotta da PRIMO, nella messa a punto di un sistema multi-istituzionale di prevenzione del fallimento scolastico. La dispersione scolastica sicuramente non è un fenomeno inevitabile. Dobbiamo lavorare tutti come comunità educante per contribuire al successo formativo dei nostri ragazzi. Con in particolare il progetto PRIMO abbiamo cercato in questi 3-4 anni poi diventati di lavoro, anche attraverso il confronto con i partner del PACA, in particolare dei licei e delle scuole medie, dei college di Nizza, di lavorare in tal senso. Le attività che hanno portato alla concretizzazione del progetto PRIMO sono state di due tipi. Il primo ha riguardato i laboratori teatrali, musicali, audio e video e di animazione socioculturale per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per il raggiungimento degli obiettivi previsti mediante una pedagogia creativa. Abbiamo cercato anche attraverso le arti performative di dare un senso, di far ritrovare ai ragazzi, soprattutto a quelli più fragili, a rischio di dispersione, quella che è una motivazione, la voglia di continuare il loro percorso. Quindi quello che possiamo intendere come fiducia, come stima, fiducia nelle istituzioni, fiducia anche nel rapporto, nella relazione con gli insegnanti. Quindi questi laboratori che sono stati organizzati, laboratori organizzati nell'ambito, come si diceva, del teatro, nell'ambito della musica, nell'ambito della fotografia, hanno proprio permesso di andare in questa direzione. La nostra scuola è stata coinvolta nel progetto PRIMO, ci sono state diverse attività svolte, accompagnamenti individualizzati per alunni a rischio di dispersione, i progetti del laboratorio di rap e sui corpi celesti, uno svolto a Morges, l'altro svolto a Courmayeur. Nel caso del laboratorio di rap io ho seguito direttamente i ragazzi, ho visto che effettivamente la voglia di partecipare, di esserci,
di portare a termine il progetto, il prodotto era veramente grande e ho visto davvero in loro la voglia di partecipare, di spronarsi, di lanciarsi in qualcosa di nuovo, anche mettersi davanti a una telecamera, cantare, rappare, dire quello che uno pensa senza aver paura di essere giudicato. E questo effettivamente è il bello di questo progetto. Quindi è stato molto importante svolgere questi laboratori sia all'interno di classi, sia tra ragazzi di classi diverse che possono fare gruppo in maniera diversa. È stata una collaborazione molto importante e molto significativa con la compagnia teatrale Palinodie, che hanno portato un'esperienza diversa. A me è sempre piaciuto fare teatro a scuola, ma vedere i professionisti al lavoro è veramente importante. I ragazzi hanno potuto lavorare sul loro vissuto, sulla capacità di esprimersi, di portare in gioco il loro corpo, la loro voce e di ricevere uno sguardo diverso, sia da parte dei loro compagni che da parte degli insegnanti. I tre laboratori che abbiamo svolto, l'ultimo lo stiamo svolgendo, i corpi celesti, come potete vedere dagli oggetti di scena, questi sono oggetti che hanno elaborato i ragazzi e questo ha permesso loro proprio di mettersi in gioco in maniera nuova e forse di sentire che sono in grado di fare delle cose e di usare dei linguaggi diversi, quindi è stato per me un percorso molto significativo che ha avuto delle ricadute immediate sulla motivazione dei ragazzi, ricadute anche sugli apprendimenti e che spero insomma non finisca con Primo. Forse la cosa negativa del periscolare dentro Primo è un futuro senza le arti performative a scuola. E ci hanno fatto cantare perché abbiamo fatto appunto rap. E quindi è stato comunque molto divertente e ho occupato diciamo i miei pomeriggi. L'esperienza mi è piaciuta molto perché tutti noi alunni abbiamo scoperto delle caratteristiche che ad altri compagni magari non piacevano e quindi non le abbiamo raccontate. E invece attraverso questo corso abbiamo imparato a capire di più le persone dal loro punto di vista emotivo. I principali fruitori del progetto Primo, gli studenti, hanno accolto con favore questa iniziativa della Sovrintendenza Scolastica della Valle d'Aosta. Tutti sono concordi nel confermare la validità di Primo e l'importanza che la partecipazione a questo progetto avrà per il loro percorso di vita. Non sarà facile diminuire gli indici di dispersione scolastica. Ora però, con i risultati del progetto Primo, c'è uno strumento in più a disposizione del sistema scolastico della Valle d'Aosta.